Bentornati ragazzi, vediamo insieme una preview di Ubuntu 16.04 nella versione Kylin. Questa che vediamo è la versione beta 1 rilasciata il 26 febbraio 2016. Questa versione introdurrà un nuovo kernel utilizzato da tutte le versioni messe a disposizione da casa Canonical, che è la 4.4. Inoltre introduce finalmente un nuovo software center che va a sostituire il vecchio Ubuntu Software Center. Qui potete vedere la versione appunto messa a disposizione per Kylin, ma nella versione che sarà Ubuntu 16.04 semplicemente troverete un software center molto più minimale rispetto a questo, però grosso modo come interfaccia vi assicuro che siamo lì. Inoltre viene aggiunto un nuovo assistente di sistema che prende il nome di Joker e che vi consentirà appunto di gestire il sistema dal lato della pulizia, quindi della cache e dei cookie, e vi permetterà anche di ottenere delle informazioni dettagliate sul vostro sistema, tra cui appunto le informazioni sulla CPU, la versione che è utilizzata attualmente del sistema operativo, tutto quello che riguarda la RAM, la scheda madre e via dicendo ragazzi. Inoltre, come sempre, vengono introdotti anche dei nuovi sfondi messi appunto dedicati alla distribuzione. Come sempre Canonical ha molto gusto nel scegliere questi sfondi. Restano invariati i temi, che sono sempre i soliti due. Cambia solo che il tema principale ha gli angoli squadrati anziché arrotondati come il tema Radiance, come potete vedere. E inoltre il pacchetto delle icone rimane tale quale alle versioni precedenti, non si sa se verrà sostituito prima del rilascio ufficiale. Per questa piccola preview è tutto, ci vediamo a un prossimo video, ciao!